Ciao a tutti e benvenuti alla rubrica Giochi Educativi Ericsson. Io sono Angela e oggi parleremo di Mille Teatrini, il gioco per ideare e raccontare. Mille Teatrini è un gioco ideato dall'illustratrice Giulia Orecchia e serve per stimolare nei bambini fantasia, creatività e le prime abilità di drammatizzazione. Si può giocare da soli o in gruppo e la durata di ogni singola partita dura, fino a quando ci si diverte. Per iniziare, vediamo assieme i componenti del gioco. Ogni scatola contiene 6 elementi di scena con 12 soggetti, 3 fondali grandi con 6 soggetti e 3 fondali medi con 6 soggetti, 36 carte personaggio con un personaggio per lato, 18 carte purtroppo e 18 carte per fortuna. Servono a fornire la traccia per costruire la trama e indicano rispettivamente un problema o un lieto fine. Un dado per scegliere casualmente fondali e personaggi qualora venga richiesto e, come sempre, il manuale delle istruzioni. Le carte riportano ciascuna 2 illustrazioni, una per lato, e sta a voi interpretarle a seconda del contesto e della fantasia. La scatola del gioco costituisce il palcoscenico in cui è possibile inserire i fondali, gli oggetti di scena e i personaggi per raccontare tutte le storie che potrete inventarvi. Inoltre, le modalità di gioco che vedremo fra poco possono essere anche integrate e mescolate fra loro a seconda delle vostre preferenze e necessità. Potrete anche utilizzare le carte di Le Mille e una Storia, che sono state disegnate sempre dall'illustratrice Giulia Orecchia. Vediamo assieme alcune modalità di gioco. Un duetto. Come dice la parola stessa, si tratta di una modalità per 2 giocatori. Per allestire la scena servono un fondale grande, un fondale medio, 2 elementi di scena, 3 personaggi, 2 carte purtroppo e 2 carte per fortuna. A questo punto ogni giocatore deve costruire e narrare una scena a seconda degli oggetti che gli passerà il compagno. E ogni giocatore si alternerà nel ruolo di narratore e pubblico. E alla fine entrambi sceglieranno qual è il racconto migliore. Raccontaci la storia che vogliamo noi. Si tratta di un'attività per 3 o più giocatori, in cui ciascuno a turno assume il ruolo di narratore. La scena va allestita con fondali e oggetti casuali, dopodiché vanno pescati 6 personaggi. Il narratore mette in scena i personaggi a mano mentre racconta la storia, ma in qualsiasi momento uno degli altri giocatori può interrompere la narrazione tirando un dado. Se il risultato è 1, non accade nulla e il narratore prosegue la sua storia. Se l'esito è 2 o 3, il narratore deve modificare l'ultima scena narrata. Se invece il dado mostra il 4, il 5 o il 6, il narratore deve girare la carta personaggio e cambiare la storia a seconda del contesto. Unica regola, un giocatore non può interrompere la storia 2 volte di seguito, ma deve aspettare che sia un altro a farlo prima di poter intervenire di nuovo. In questo modo la storia è diretta dai giocatori. Nel manuale poi troverete molti altri esempi e modalità di gioco. Mettete in scena quelle che preferite e date sfogo alla vostra immaginazione. E questo è Mille Teatrini. Se avete domande o commenti, sentitevi liberi di scriverli nel box qui sotto e noi vi risponderemo il prima possibile. Potete trovare altre informazioni sul gioco sul sito www.ericsson.it. Potete inoltre iscrivervi al canale e riceverete delle notifiche non appena saranno disponibili nuovi video sui giochi educativi Ericsson. Fino ad allora, grazie e buon gioco!